sono contento di stare qui perché questa è una piazza che sinceramente non c'entra nulla con questo lavoro. Protagonico Zeno, bene Giovanni, siamo con Agostino Iacobelli, l'allenatore del San Giovannese, intanto complimenti per quello che è il campionato e soprattutto il successo della scorsa settimana. Proprio per parlare di San Giovannese, della possibilità playoff, di quale sarà il voto di Agostino in caso la squadra raggiungesse questi playoff, sicuramente a portata di mano. Intanto io partirei da Forlì. Se io la scorsa settimana ho avuto modo anche di fare un servizio prima della partita, a grandi linee ero convinto che voi andavate lì per fare successo pieno, come sta? Infatti io lo dico, ragazzi, per dare un senso a questo finale di campionato bisognava solo andare a Forlì a vincere, perché se la perdevi oppure la pareggiavi, tanto ormai l'obiettivo salvezza era raggiunto, non avevamo più nessun obiettivo, era duro arrivare a fine campionato con motivazioni. Vincendo a Forlì, abbiamo detto perlomeno andiamo a vedere che c'è lassù, abbiamo vinto, ora continueremo a vedere. A Samuele, ci credi ai playoff? Ci credo, sì, ti dirò di più. Se si va ai playoff, raso i capelli a Scoscini. No, no. E Scoscini, se si va ai playoff, che fa? Raso i capelli a Mugelli. No. Andrea, se si va ai playoff, che fai? Io, se si vince domenica, mi faccio i capelli grigi da Stefano. Sì. Ecco, tu cosa farai? Ma io non lo so. Io prima di tutto vado all'Ilva. No, vado al mare. Vabbè. No, però non so, la squadra, ma qualcosa, se si raggiunge. Sì, ma voglia. Qualcosa faremo. Sì. Vediamo un po'. Io ho indicato il gladiatore, no? Come fece la Roma nel 2006. No, no, perché io ho indicato a Giscard. Perché tutto sommato siete state dei gladiatori. No, ma i gladiatori sono stati i giocatori, giusto che facciano loro quello che il merito è tutto loro. Quindi in tante volte si parla, no? Su quello che danno, sono in tanti che danno la percentuale al valore dell'allenatore, però alla fine, dopo il lavoro di una settimana, sei tu a fare le scelte. E no, non solo, scusami, 11 li deve mandare in campo, 7 li deve mandare in panchina e qualcuno addirittura in tribuna. E quindi questo qui è qualcosa che si ripete poi settimanalmente. E alla fine di trovarti un gruppo così unito, chiaramente significa che l'allenatore ha saputo lavorare. No, ma io dico sempre, ragazzi, purtroppo è impossibile che un allenatore sia simpatico a 20 giocatori, perché però se metto fuori Mugelli e gioca Mazzolli, sono simpatico a Mugelli, quindi io quello, poi alla fine io dico quello che volevo dire, che alla fine sì, io l'ho detto, ma il gruppo mio è, molte volte si dice che in Serie D sono importanti gli under. Io ho avuto i più vecchietti, tra parentesi, che sono stati molto bravi, che a volte non sei bravo a indovinare i giovani, che i giovani di essere bravo a indovinare l'anziano positivo, tra parentesi, perché è quello che ti dà l'esempio di chi ha giocato un pochino di più in altre categorie, ti fa capire che significa fare questo mestiere. Quindi io, la mia fortuna è stata quella di aver trovato 5-6 più esperti che sono stati bravi a guidare il gruppo. Poi a me, al di là di tutto, dico la verità, oltre alla gestione del gruppo, a me la cosa bella è che i ragazzi vengono a fine partita e dice: "Mister, quest'anno ci divertiamo a giocare". Le altre squadre dicono che una delle migliori squadre, se non la migliore squadra che hanno visto giocare, alla San Giovannese. A me questo, certo, mi dà veramente gioia. Certo, poi conoscendo adesso, pensiamo alla San Maurizio, ecco, con quale mentalità andrà a giocare, si scenderà in campo domenica? Ma con quella di Forlì, poi veramente incontriamo la squadra di Serie D, veramente di Serie D, perché loro sono una squadra che non piglia mai gol, squadra che gioca in un campo piccolo, squadra aggressiva, è una buona squadra, perché anche loro, certo, vincendo con noi, sono in lotta anche loro per fare i playoff, quindi sarà una partita che forse il pareggio servirà pochissimo sia a noi che a loro, quindi sarà una partita aperta a qualsiasi risultato. Però è una squadra, proprio loro sono una classica squadra di Serie D, fa pochi gol ma ne piglia addirittura pochissimi, quindi in casa ha preso pochissimi gol. Rispetto a Forlì, pensi di cambiare qualcosa? Ma credo di sì, ora aspettiamo oggi e domani, però se posso fare uno o due cambi li farò volentieri, perché c'è sempre il discorso di avere fuori Claudio che è un giovane, ora vediamo. Certo, il giorno di condizione. Sì. Poi ci sarà Calori che avrà
martedì o mercoledì, non mi ricordo, che dovrà farsi una pulizia al ginocchio. Ora vediamo come è messo questi giorni, però credo che uno o due può darsi anche che li cambierò. Bene, lo senti, ringrazio. Grazie. Ci troveremo la prossima settimana e ringrazio quanto ci hanno seguito. Grazie.